Caro manager, so benissimo quanto possa essere frustrante per te coordinare i tuoi collaboratori, parlare e avere la sensazione di non essere ascoltato e capito. Ecco perché oggi, in questo video, voglio condividerti tre strategie comunicative che io stessa utilizzo con successo con il mio team. Ciao, sono Chiara, founder della Chiara Alzati SRL. Sono corporate trainer in public speaking e comunicazione efficace. Grazie al metodo Parlare Chiaro ti guido, ti ispiro e ti motivo nella realizzazione del tuo potenziale di comunicatore per essere credibile, autentico e autorevole, anche in inglese e in tedesco, grazie a corsi di formazione su misura nelle aziende e a percorsi individuali personalizzati. So benissimo quanto a volte possa essere frustrante per un manager parlare con le persone, farsi capire, farsi ascoltare, e non soltanto a breve termine, ma anche a lungo termine. E ti capisco benissimo se in alcuni momenti vorresti gettare la spugna e dici: no, non ce la faccio più, le persone non mi capiscono. Tuttavia, se sei qui su questo video, molto probabilmente è perché hai ancora una speranza e sei alla ricerca di qualche tecnica comunicativa per riuscire a farti ascoltare di più dal tuo team. Ecco, oggi in questo video voglio condividerti la mia personale esperienza. Ti voglio proprio condividere tre strategie comunicative che io da un bel po' utilizzo con il mio team con successo. La prima: sfrutta il potere delle ripetizioni. Lo dicevano anche i latini del resto, repetita iuvant. Ok, lo so benissimo quanto possa essere frustrante e noioso dover ripetere sempre le stesse cose. Però io stessa mi sono fatta una domanda. Mi sono chiesta: ma Chiara, se fossero tutti come te, quindi veloci nell'apprendere, nell'applicare, nel fare le cose bene, ma sarebbero al tuo posto, giusto? Ecco, quindi mando questa provocazione anche a te. Se tutti i tuoi collaboratori fossero veloci di pensiero e precisi come sei tu e capissero le cose al volo, probabilmente non sarebbero tuoi collaboratori, giusto? Farebbero qualcos'altro nella vita, avrebbero ruoli di responsabilità. Ecco, qui entra in gioco la flessibilità comunicativa e comportamentale che noi, come manager, come imprenditori, dobbiamo costantemente allenare. Quindi, quella persona non ha ancora capito? Benissimo, mi alleno a ripetere la stessa cosa e mi chiedo: come posso ripetere quella cosa in modalità diverse? Quindi faccio diventare quella situazione frustrante un'occasione per allenarmi alla flessibilità comunicativa. La domanda che ci dobbiamo costantemente fare è: ok, quel collaboratore quella cosa non l'ha capita in quel modo, come posso ripetergliela, magari nello stesso modo o magari in modi differenti? Seconda strategia: allena la tua comunicazione a uno stile di leadership autorevole e non autoritario. Lo so benissimo che avere uno stile di leadership autoritario, quindi impartire ordini e disposizioni, è molto semplice. E so benissimo che comporta molto più sforzo, molta più fatica utilizzare uno stile autorevole. Ma il punto è: vuoi essere seguito perché incuti paura o vuoi che le persone ti seguano perché susciti ammirazione? Non so tu, ma io preferisco questa opzione, quindi essere seguita perché suscito ammirazione. Dunque, la domanda che costantemente mi faccio e che invito anche te a farti è: cosa posso dire oggi di diverso rispetto a ieri? Se fino a ieri ho impartito ordini, oggi quella stessa cosa come la posso far arrivare ai miei collaboratori? Magari instaurando un clima di dialogo, magari facendo in modo che siano loro stessi a capire perché quella cosa è importante? Prova a pensarci e vedrai che ti verranno diverse idee. Tieni presente che questo sforzo è importante, vale la pena fare questo sforzo, perché quando le persone ti seguono per paura, prima o poi in qualche modo la pagherai. Quando invece ti seguono perché ti ammirano, è lì si vedrà il vero leader che è in te. Terza strategia: allenati all'ascolto. Se vuoi che i tuoi collaboratori ti ascoltino, devi tu in primis dimostrare che ascolti loro. Supponiamo che un tuo collaboratore arrivi da te e ti dica: sai, mi piacerebbe cambiare mansione. Tu cosa fai? Lo liquidi perché hai qualcosa di più urgente da fare e gli dici: sì, dai, più avanti vedremo, oppure ti riservi un momento per stare con lui? Blocchi la tua agenda per un tempo preciso e stai a parlare con questa persona cercando di capire perché ti sta avanzando questa richiesta, che cosa non la soddisfa del suo ruolo attuale, dove si vede nel futuro.
Non sto dicendoti che devi dire di sì, chiaramente, a questa sua richiesta, ma che già soltanto per il fatto che ti sei preso del tempo per ascoltare questa persona, ti sei già posizionato come leader ai suoi occhi e quindi ci sarà molta più probabilità che questa persona ti seguirà perché si è sentita ascoltata da te. Dunque, ricapitolando, per farti ascoltare di più dai tuoi collaboratori, sfrutta il potere delle ripetizioni, allena uno stile di leadership e di comunicazione autorevole e non autoritario e sii tu il primo ad ascoltare. Costruiamo insieme il tuo prossimo corso di formazione su misura per la tua azienda? Vai subito sul link contenuto in descrizione e prenota una consulenza informativa con noi. In descrizione ti lascio anche il link alla raccolta di alcuni dei miei migliori casi studio aziendali. Se invece sei interessato a un percorso individuale personalizzato, vai subito su www.chiaralzati.it. Entra gratuitamente nella mia community inserendo il tuo migliore indirizzo mail e accedi subito ad una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere gratuitamente a casa tua una copia gratuita dei miei libri Video Public Speaking, Public Speaking Heroes, Public Speaking per Smart Worker e Parlare Chiaro nel settore finanziario. Ciao e al prossimo video!